Presente. Sì. Eccoci, presidente. L'imputato sono io. L'imputato sono io. Da nessuno. Difendere. Scusi, perché alza la voce, presidente? La sento benissimo. No, guardi, ascolti, io non sto alzando la voce, il mio tono è questo. È questo qua, prima non era questo, comunque. È questo. Allora, ci sono delle regole procedurali, quindi lei non si può difendere. Lo sappiamo che non mi posso difendere, lo so benissimo che non mi posso difendere da solo. È il problema che gli avvocati hanno paura di questo processo, signor giudice. Perché, per esempio, c'è un capo di imputazione falso, che è un reato di falso ideologico in atto pubblico di tipo dispositivo valutativo, ad esempio. Noi prima di arrivare al merito dobbiamo prima controllare. Quindi, io ho visto che c'è un avvocato. E io sono per le parti civili. Ah, per le parti civili. Allora, chiamiamo la Camera Penale per la nomina di un avvocato. Chiamiamo la Camera Penale per la nomina di e riserva una produzione eventuale documentale. Va bene, allora la parte civile. Sì, la parte civile chiede controesame dei testi indicati dal pubblico ministero e controesame dei testi indicati dalla difesa qualora il giudice decide di ammettere la lista. Vi è chiaramente richiesta di non ammissione della lista difensiva. Testimoniale allora, difensiva. Che non venga spontanea. Presentata personalmente. Quindi controesame dei testi indicati a pubblico ministero, controesame dei testi indicati nella propria lista, esame dell'imputato qualora compaia e vi acconsenta e riserva produzione documentale. Grazie. Allora, la difesa dell'imputato. Sì, la difesa chiede esame dell'imputato, controesame dei testi del pubblico ministero. Mi riservo per eventuale produzione documentale se c'è una lista. No, mi scusi, avvocato, no. Lei non conosce la causa, come sì, fa a dire queste cose? Mi scusi, va bene tutto, presidente, questa cosa non si può fare. L'imputato vuole mi sta chiedendo che vuole rendere dichiarazione spontanea. Stiamo scherzando. Sì, per un attimino mi dà il tempo. Allora, la mia pelle. Allora, vuole rendere dichiarazione spontanea, sì, però io già l'ho fatto presente che la lista testi va depositata dall'avvocato entro un termine perentorio, quindi se lei non ha nominato l'avvocato e l'avvocato non ha depositato la lista, io la devo dichiarare fino a possibile. Attenzione, presidente, posso fare dichiarazioni spontanee? Faccio dichiarazioni spontanee. Poi dopo fa quello che vuole, presidente. Cioè, se non posso fare il processo per procura, no? Mi difende l'avvocato Camera Penale. Poi, allora, buongiorno. Allora, preliminarmente c'è una... l'esposizione del codice di procedura che vieta la lista, il deposito di lista testi da parte dell'imputato? Allora, diciamo questo qui, questo processo di cui io poi chiederò il DVD audio, nasce con un atto di corruzione fra partecipante anche l'avvocato qui presente, fra un carabiniere di via Inselci e i denuncianti, ok? Perché questa storia va avanti da 7 anni, questo è l'unico processo penale, sono quasi sicuro, che è corrotto dai denuncianti. Di solito può essere in ipotesi corrotto un processo civile, ma un processo corrotto dai denuncianti per incastrare un innocente non mi risulta esista. Tra l'altro c'è un unicum nella giurisprudenza europea, negli ultimi 500 anni un processo al morto, ok? Cioè l'amico degli assistiti, dell'avvocato qui presente, ovvero questo carabiniere di via Inselci, è riuscito ad impostare non solo questo qui ma anche quello 86-38/19, l'unico processo di fatto al morto nella giurisprudenza europea, ok? Quindi non faccio io un processo per procura, mi faccio difendere, l'avvocato qui presente non sa nulla, la costituzione delle parti civili, la lista, qui siamo in una corruzione in atti giudiziari, il capo di imputazione è totalmente inventato, lei nemmeno sarebbe competente, signor giudice, per materia, perché si parla di usura, quello che mi risulta, purtroppo non sono avvocato, sono solo laureato in scienze politiche, mi dispiace, ma stamattina ho visto che cosa è successo con gli avvocati, no? Arrivavano mezz'ora dopo, 20 minuti dopo, non trovavano le liste testi, quindi voi sostanzialmente, voi tribunale,
mi state ponendo sotto processo per un reato estinto nel 2013 grazie alle conoscenze degli assistiti che hanno con questo carabiniere di via Inserci e via via con i magistrati che si sono su, ci sono tutte denunce al CSM, ok? E in più mi devo far difendere per procura, cioè dall'avvocato che non sa niente, devo sentire il pubblico, devo vedere la procura che scrive un capo di imputazione che è un falso ideologico e probabilmente anche calunnia, ok? E facciamo finta di niente, ma secondo voi veramente è possibile una cosa del genere? Questo processo sicuramente io non mi difenderò mai nel processo, ma dal processo. Ci sono varie denunce in corso e vedremo come andrà a finire, Presidente. L'unica cosa, non facciamo questi processi per procura, la lista testa è inammissibile, sentiamo tutti i falsi testimoni che hanno citato, a cominciare dal luogotenente dei carabinieri che è venuto qui giurando il falso, che ha rivelato il segreto ha violato il segreto istruttorio, falsi ideologici a gogo commessi dai suoi colleghi. Aspettavo una citazione da Perugia, non mi è arrivato niente, perché un anno fa hanno detto rimettiamo gli atti a Perugia, non mi è arrivato ancora nulla. Quindi la mia strategia è semplice, Presidente. Io da innocente, da calunniato, mio padre morto, che per carità non è stato un buon padre, è stato calunniato, io questa buffonata di un processo fatto su accuse strainventate per aiutare il carabiniere di via Inserci che ha preso sicuramente i soldi dai Fantini Caranzetti, non l'accetto. La ringrazio. Mettere in termini per la lista, dato che il signore forse non sapeva. Perché, no, questo è l'imputato, quindi deve sapere che il processo penale non può farlo, deve essere assistito da un avvocato. Ma non ce l'aveva. Ma il processo penale non posso essere sotto processo perché il magistrato viola la legge, signor Presidente. Io sono sotto processo per dei falsi ideologici abnormali. Lei mi parla di procedura, ma stiamo scherzando. Ma no, la lista adesso non mi interessa, tanto questo processo è illegale. È illegale. Io non so nulla. Io l'ho avvisata, lei certo è terza, certo che non sa nulla. Esatto, perfetto. Perfetto, ma non mi serve la lista tessi, Presidente, perché non mi serve la lista tessi, perché tanto depositano un sacco di denunce. Se però lei ritiene che venga difeso da un avvocato che sceglierà lei, lo può sempre fare. Sì, sì, per carità. Lo faccia e poi ce lo deve comunicare. Certo, ma io mi sorprendevo della sua osservanza della procedura, no? Ma io mi trovo in un processo illegale con un carabiniere amico dei giudici, dei magistrati, e lei mi parla di procedura. Prego, rimetta gli atti a Perugia, pubblico ministero, ben venga. Ma pensa che io mi spavento 7 anni sotto processo. No, ma lei non mi può dire finirla qui. Lei rimette gli atti a Perugia se vuole. Lei non mi dice di finirla qui. Lei non doveva procedere, i suoi colleghi non dovevano procedere. Rimetta a Perugia gli atti per calunnia contro il magistrato e per carità, per me è una boccata d'ossigeno rispetto a quello che sto passando da 7 anni. Quindi la non è la prima, per il mio commento che ha scritto,
E allora, abbiamo udienza. Io vorrei cominciare da Pantini, fare un terzo pezzo per il terzo tempo, solo questi tre, perché comunque non saranno brevi. Non saranno brevi. No. Allora, la data potrebbe essere 2 aprile. 2 aprile, sì. Allora, come sappiamo saranno brevi? Alle 11. Alle 11? 12. 12. Alle 12. Aula 4 2 aprile 11 12 tanto non faccio 2 aprile aula 4 sì, sì, ma no, non so perché questo sì. Però mi ha scelto un motivo sicuramente qua. Posso anche non avere un altro quanto con mano vediamo che si allora sì presidente le assicuro che tanto questo processo non si discuterà in sede dibattimentale grazie può starne certa la ringrazio la saluto arrivederci.